ponte culturale tra il Molise e il Brasile che si consolida con la forza della musica e il sorriso dei bambini. Apollo e gli altri amici arrivano dalla favela di Santos, dalla povertà e dal disagio più estremo. Grazie all'Istituto Arte No Dike vengono accompagnati in un percorso che li protegge e li educa, togliendoli dalla strada, da rischi e paure. Insieme all'associazione L'Arte dell'Incontro, un progetto sociale significativo coinvolge diversi centri del Molise, l'accoglienza nelle famiglie, i concerti, uno scambio culturale che diventa un'occasione di conoscenza e crescita. Il progetto è nato da un viaggio musicale in Brasile che è diventato qualcosa in più, è diventato un viaggio sociale alla scoperta di posti e mondi molto diversi dai nostri. Parliamo di una favela, tutti quanti sappiamo che cosa sia una favela. All'interno di questa favela c'è una grande scuola, la scuola di questi bambini. Un istituto che sorge nel nulla, è una cosa di straordinaria importanza. E il nostro impegno è stato quello di impegnarci realmente, concretamente, per realizzare un sogno, quello di portare una delegazione di questi bambini. Pensate che la scuola accoglie più di 200 ragazzi. Questo progetto mi ha cambiato la vita, no? E posso dire che grazie a lui oggi sono un ragazzo che riesco a vivere e far vivere la mia famiglia in Brasile bene con la musica. Ma secondo me la cosa più bella in tutto questo progetto è l'amicizia che abbiamo avuto io e Marco, ce l'abbiamo ancora, no? E che facciamo tutto pensando solamente a una cosa, ai bambini. Applausi ed emozioni nell'auditorium delle scuole di San Martino in Pensilis. È un'emozione che ci ha fatto vivere una dimensione diversa, ci ha fatto dimenticare il presente, ci ha fatto dimenticare il passato, forse ci proietterà in un futuro di una scuola che sia veramente interculturale, proprio come scambio di energia, come momento di crescita reciproca, come momento di profonda raccolta di quello che è il significato di scuola. Sono giorni strepitosi, sono bellissimi, è difficile tornare alla realtà dopo aver vissuto una settimana del genere, una settimana come questa. Mi è stato presentato questo progetto a luglio dall'associazione L'Arte dell'Incontro, ma mi sembrava qualcosa di così grande che difficilmente potesse realizzarsi. Invece oggi abbiamo visto che il miracolo può avvenire, questo sogno si è realizzato. Altri concerti con il collettivo Cherò e le percussioni chetoniche sono previsti nei prossimi giorni a Guglionesi, Larino, Termoli, Montorio e Casa Calenda. Al progetto sarà dedicato un approfondimento della trasmissione Viaggio in Molise.